Bentornati a Mantova Segreta. In realtà siamo in una zona che fino a Napoleone avrebbe dovuto essere patrimonio di Verona Segreta, perché questa è una zona che oggi è Mantova ma un tempo era Verona. Ci vorrà Napoleone per far sì che Ponti venga assegnata appunto alla Lombardia. Ma noi oggi non siamo qui per parlare di Napoleone, ma siamo qui perché vogliamo portarvi all'interno di un castello scaligero, uno dei tanti castelli che gli scaligeri costruiscono in questa zona. E in effetti quello di Ponti ci racconta di un tempo dove qui non c'erano principi e principesse, ma c'erano soldati, guarnigioni a protezione del territorio di Verona e del Mincio contro i mantovani. Ma prima di raccontare la storia dobbiamo almeno arrivare alle mura del castello. Non si fa fatica a capire perché gli scaligeri avevano costruito un castello qui. Siamo a circa più di 100 metri, che per Mantova è una salita incredibile. Qui siamo proprio sopra un colle che guardava il Mincio, che è proprio dall'altra parte di dove siamo noi. E questo castello viene costruito dagli scaligeri proprio perché in questo modo riescono a controllare il fiume. C'è da dire che è una curiosità, noi siamo a Ponti sul Mincio, eppure è uno dei pochi paesi che ha nel nome il nome Ponte, ma non c'è un ponte. C'era forse un guado in antichità, cioè qui il Mincio faceva delle anse e quindi si poteva passare, ma un nemico che fosse venuto qui perché pensava di trovarci un ponte avrebbe dovuto in realtà andare a Monzambano, a Valeggio, a Peschiera, da altre parti. Certo che qua il castello, che più che un castello come siamo abituati a immaginare quelli delle principesse, dei cavalieri, dei draghi, è un recinto fortificato, ma è un recinto fortificato tipicamente scaligero, perché poi vedremo alcuni elementi che ci sono qui, ci sono a Sirmione, ci sono in tanti altri castelli che costruisce questa famiglia, che è una famiglia che ha un legame con Mantova, perché prima aiuta i Gonzaga a conquistare la città e poi tenta di spodestarli. Gonzaga e della Scala, mantovani e veronesi, tuttora sono ancora nemici, diciamo così, o sono rivali. Devo dire che forse per gli scaligeri i Gonzaga, visto che venivano anche dalla pianura e dalla bassa, potevano essere considerati quasi delle zanzare, degli insetti da schiacciare, e forse i Gonzaga, nel momento in cui si sentivano dire una cosa del genere, avrebbero detto: sì, forse le zanzare sono piccole, ma avete mai provato ad andare a letto con una zanzara? Poi ditemelo. Oggi il castello è un recinto vuoto. Durante il periodo fascista c'era un campo sportivo, prima c'erano dei frutteti, delle coltivazioni. La cosa interessante sono queste mura tipicamente scaligere, con questa costruzione che viene chiamata denti di sega perché riusciva a determinare una maggiore compostezza, una maggiore solidità del muro di cinta. E poi c'è una cosa molto interessante da vedere, che sono soprattutto le cosiddette mura scudate, perché qua di mura scudate ce ne sono tre. Le mura scudate sono come questa o quella appunto angolare là in fondo, sono delle mura e delle torri che sono chiuse all'esterno ma sono aperte all'interno. Questa apertura all'interno consentiva almeno due motivi: uno era di far sì che se gli attaccanti fossero entrati all'interno del castello non potevano asserragliarsi all'interno della torre, perché la torre era aperta verso l'esterno. Il secondo invece motivo era che ci si poteva passare da un piano all'altro le munizioni e le armi, quindi questo consentiva un migliore utilizzo della fortificazione. Come vi ho detto, il castello è scaligero, probabilmente risale al periodo di Leonardino della Scala, che tutti chiamavano Mastino, e dopo di lui quasi tutti gli scaligeri avranno un nome che fa riferimento a dei cani. Avremo appunto Can Signorio, Can Francesco, che diventerà
Can Grande, quello che aiuta i Gonzaga nel 1328 a conquistare la città, e poi avremo ancora un altro mastino. Gli Scaligeri sono dei signori di Verona, ghibellini fedeli all'imperatore, e costruiscono tutta una serie di castelli in questa zona perché tentano di costruire un serraglio, una fortificazione a protezione dei loro domini. Però gli Scaligeri dureranno poco, i Gonzaga dureranno molto di più, ma noi andiamo verso la torre angolare perché da là si ha una splendida vista delle due torri chiuse del castello. E quindi quella che può sembrare una torre a metà, in realtà è uno strumento difensivo molto interessante. Quando parliamo di un castello di questo tipo, siamo nel pieno Medioevo, un castello di tal genere dopo l'invenzione dell'artiglieria pesante non ha più senso, o quasi. Nel Medioevo invece serviva proprio a protezione degli abitanti che potevano venire all'interno del castello. Per gli Scaligeri questi sono però posti di difesa, posti di frontiera. Fossimo, intendo dire, in Inghilterra, qui ci sarebbe il Vallo di Adriano, e in effetti un vallo che proteggeva il serraglio veronese c'è tuttora, si vede ancora in alcuni punti della provincia. Però possiamo dire un'altra cosa, che c'era un camminamento che correva lungo tutte le mura, e speriamo naturalmente che possa essere ripristinato quanto prima. E poi ci sono questi merli, sono merli con copertura a capanna, dovrebbero essere ghibellini perché gli Scaligeri erano ghibellini, erano fedeli all'imperatore, un po' come li vediamo a Mantova in piazza Sordello, e quindi questi dovrebbero essere considerati merli guelfi. In realtà possiamo solo pensare che non sappiamo veramente che forma avessero, ma in linea di principio le alleanze cambiavano così velocemente che era impossibile basarsi solo sui merli per considerare a che potenza era alleata la famiglia, al Papa Guelfi o all'imperatore Ghibellini. E poi aggiungiamo un'altra piccola battuta: devo dire che con tutto questo can-can degli Scaligeri, perché tra Can Grande, Can Signorio, Can Francesco e chi più ne ha più ne metta, anche un mastino secondo, forse da lì deriva quello che è un insulto tra i più terribili che i mantovani danno ai veronesi, che è Fiol d'un Can. E non lo so se sia e se venga proprio da questa rivalità tra Scaligeri e Gonzaga. Però adesso noi osserviamo un altro particolare del castello, perché il castello ha due torri chiuse. Una era originale, chiusa fin dall'inizio, e l'altra invece è una torre chiusa successivamente. Si vede perfettamente dove è stato messo il muro e soprattutto vediamo perché è stata chiusa e a che cosa serve per il paese di Ponti sul Mincio. Il castello viene realizzato idealmente tra il 1260 e il 1276. Leonardino della Scala, detto Mastino, è signore di Verona. E però per evitare liti con i mantovani, che cosa fa? Riesce a far nominare suo fratello Alberto podestà a Mantova, ma Mastino viene ucciso durante una congiura. Pensate che quasi tutti i congiurati vengono appunto decapitati, mentre quelli nobili, i popolani, invece vengono buttati nell'Adige e fatti annegare. Alcuni dicono che Alberto, il fratello, è stato autore della congiura, ma in realtà Mastino non aveva figli, quindi non avrebbe avuto senso questa cosa. E in effetti Alberto punisce ferocemente tutti gli autori della congiura. E tutti questi castelli, questo serraglio, questa muraglia che viene costruita, lunga più di 16 chilometri, quasi 200 torri e torrioncini che proteggevano il territorio, non servirà però a salvare la famiglia, che alla fine del 300 finisce e lascerà lo spazio ai Visconti. Attorno al castello ci sono tutta una serie di elementi, c'è il paese, ci sono tutti i prati che ci consentono di raggiungere la cima del colle, ma poi si vedono alcune feritoie da cui si può osservare il paesaggio esterno, e queste feritoie sono quelle che utilizzavano probabilmente i soldati che erano qui a presidio del
castello di Ponti sul Mincio, che non sarà mai preso e conquistato dai mantovani. Come vi dicevo, ci vorrà Napoleone per portare Mantova qui a Ponti sul Mincio e la Lombardia. Ma adesso vorrei parlarvi, oltre alle tre torri scudate, del mastio, cioè la parte principale del castello. Qui stiamo arrivando nella parte più antica del castello, perché questo era il mastio. Il mastio era la zona dove ci si poteva trincerare in caso di attacco nemico, e tra l'altro qui a Ponti la cosa interessante è che si vede la vecchia struttura delle torri, dove l'accesso era al primo piano, in modo tale da impedire che ci fosse la possibilità di assalirlo. Abbiamo l'antica porta, qui c'era il ponte levatoio, un rivelino che serviva a proteggere in modo doppio l'ingresso, come se fosse una camera magari della morte. E il mastio era l'unica torre in effetti chiusa da tutti i lati, perché doveva costituire una sorta di ultimo rifugio in caso di attacco. Poi c'era il cassero dove dormivano i soldati, c'erano altri ambienti, si vedono ancora alcuni resti delle mura, non possiamo sapere come fosse fatto il castello, però sicuramente a Ponti vediamo una struttura difensiva tipicamente scaligera. E la cosa interessante è che il castello diventa un simbolo appunto del paese, e ancora oggi chi arriva in questa zona non può fare altro che guardare in alto e vedere appunto le mura di un castello che ci ricordano di lotte tra mantovani e veronesi per il possesso di queste appunto di queste terre. Ma noi adesso andiamo a incontrare una persona che proverà a raccontarci qual è il significato del castello di Ponti sul Mincio oggi per questo paese, e soprattutto dei progetti ancora in essere e che probabilmente regaleranno a Ponti forse la palma di paese con la possibilità di vedere la provincia di Mantova dall'alto, una cosa fantastica, perché qui siamo in un punto di intersezione tra quello che è il lago di Garda, le colline moreniche e la bassa mantovana. E incontriamo qui Giorgio Rebuschi, naturalmente, che ringraziamo, che è il delegato al turismo per il comune di Ponti sul Mincio, e gli chiediamo che cosa significa il castello per un paese come Ponti. Il castello scaligero per un paese come Ponti è estremamente identitario. Faccio un esempio: abbiamo anche un'associazione che si chiama Il Castello, magliette che usiamo durante le sagre hanno il simbolo del castello. E poi è anche proprio identitario, perché qua si veniva a giocare, i bambini una volta venivano proprio qua a giocarci, c'erano gli orti del paese, perciò è estremamente rappresentativo. E poi ci proietta, insomma, è stato ristrutturato ed è visitabile, ci proietta verso il turismo, cioè chi arriva a Ponti, i turisti, e non sono pochi, per fortuna, vengono a visitare il castello. E questo castello, che è un castello scaligero, in realtà a Ponti si affianca a un altro, diciamo così, fortificazione molto interessante, e soprattutto a un progetto che voi state portando avanti e che è un progetto, penso, unico sicuramente a livello della provincia di Mantova, ma anche in Italia non penso che ce ne siano molti. Esatto, ci proiettiamo a Forte Adietti, nel periodo austriaco. Il castello scaligero è il periodo medievale, è Forte Adietti austriaco, ci proiettiamo anche lì, la storia arriva lì, e poi questi due, il 1200 e il 1800, si proietta anche al 2022, perché abbiamo questa torre panoramica che sta per essere realizzata, insomma stanno credo aggiudicando i lavori, e ci proietterà a 150 metri, si potrà vedere tutto l'alto mantovano, perciò sarà un intervento anche questo turisticamente molto importante. Poi qua rappresentiamo il fatto che, insomma, anche col castello scaligero e Forte Adietti, insomma, siamo stati l'ultimo paese, diciamo così, abbandonato dagli austriaci quando sono rientrati, a diventare provincia di Mantova, perché è una zona di confine, insomma, e la storia dice anche questo. Sì, in effetti noi ringraziamo appunto Giorgio Rebuschi, vi invitiamo a venire a vedere il castello scaligero, e poi in una prossima puntata vi porteremo a
Forte Ardietti, e poi speriamo di poter magari venire a raccontare anche questo osservatorio da 150 metri di altezza, che devo dire per un mantovano di pianura è una cosa da vertigini, perché noi forse apriremo la Torre della Gabbia, ma sono solo 50 metri. Alla fine in realtà in questa zona basta andare in alto per osservare un territorio che, come diceva lei, è effettivamente unico, perché è sempre stato ponte e intersezione. Quando si hanno tantissime influenze esterne, quello che poi arriva è un elemento di ricchezza assoluta. È così, ci troveremo in alto. Grazie ancora, grazie. Salve. Il castello è stato utilizzato per usi diversi, quindi abbiamo detto i campi del paese, gli orti, un campo sportivo durante il periodo fascista, ma soprattutto nel Settecento cominciano ad esserci degli interventi di costruzione diversi, e quindi viene chiusa una delle torri scudate del castello, erano quattro più il mastio. Lo si vede proprio qui, dove la parte interna è una muratura diversa ed è stata proprio costruita per chiudere questa torre, che diventa poi la torre dell'orologio. Gli orologi in paese erano cose importanti, perché ti davano l'idea appunto del tempo che passava, e all'interno di questa torre ci sono anche delle campane. Ma noi adesso proviamo ad entrare, perché soprattutto andiamo a vedere uno dei pochi punti in cui si può percorrere un camminamento. Il camminamento è circa 4-5 metri di altezza, e quando sarà restaurato, devo dire, il mastio, si avrà una vista sulla pianura circostante, sulle colline moreniche e soprattutto anche sullo splendido lago di Garda, ma anche sul Mincio, che è da quella parte, in un paese che si chiama Ponti sul Mincio, ma che non ha un ponte. Qui siamo in questa torre dell'orologio e torre anche delle campane, è quella che è stata restaurata, e grazie a questa struttura appunto in ferro possiamo provare a salire ancora un po' di più, perché qua sopra c'è l'orologio e poi ci sono le campane, ma soprattutto c'è un piccolo passaggio che ci consente di uscire da questa torre e di imboccare un camminamento che speriamo sia ripristinato, perché fare il camminamento appunto delle mura e degli spalti del castello di Torri sul Mincio sarebbe un'esperienza che ti riporta tutto in un baleno al tempo del Medioevo, degli Scaligeri, dei Gonzaga e delle battaglie tra mantovani e veronesi. È fantastico pensare che si potrà arrivare quassù e fare magari il percorso lungo le mura, rientrare nelle torri scudate e poi arrivare soprattutto al mastio, perché questa è un'esperienza da non perdere. Noi vi invitiamo a venire qui a Ponti sul Mincio, perché in questa puntata vi abbiamo raccontato di Medioevo, di castelli e di frontiere che rimangono fino a quando arriva Napoleone. Sarà Napoleone che ridarà questo territorio alla Lombardia, e poi se ne andranno gli austriaci, arriveranno gli italiani, e noi siamo ancora qui a raccontare di battaglie che per fortuna non ci sono più, ma ci sono ancora castelli come questo che ce le raccontano. E devo dire che da qua si vede anche quella che sarà la futura torre dei 150 metri d'altezza, dove potremo cogliere un paesaggio che è davvero unico in Italia, non solo per natura, non solo per storia, ma anche per enogastronomia, perché lo sappiamo, in queste terre di confine si mangia anche bene. Allora noi vi ringraziamo per averci seguito fin qui, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che forse vi porterà a Forte Ardietti, e quindi un salto, un viaggio al tempo degli austriaci e del Risorgimento italiano, e vi auguriamo come al solito di fare una bella passeggiata.